ha detto quello, era un problema politico, pura critica politica. Ora a questo signore dico che abito ancora a casa mia, a quel signore che diceva nella depurazione che mi fa vendere case auto, gli dico, caro signore, dico che abito ancora a casa mia e giro con la mia modesta utilitaria. Io la causa l'ho vinta, mentre lui ha perso la poltrona. E questa è la differenza. E veniamo agli altri candidati, che reduci da anni di inefficienza delle amministrazioni passate, vi vengono a proporre i soliti bla 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 bla, prendendovi in giro. Ora quelli con le ali, chi vengono a proporre? Tutto riciclato, in quella lista, tutto riciclato, riciclato dalle amministrazioni precedenti. Gente che promette massimo impegno, quando per tre amministrazioni non ha nemmeno alzato un dito in quello che era il settore della, di sua competenza, la nettezza urbana. Sì, i cassonetti deportavano e lui ferma, e ora promette miracoli, ed è vero, ora che hanno le ali le useranno a portare via i rifiuti da qua. Perché hanno messo le ali nei cassonetti. Io non mi dilungo molto perché so che anche un'ora che ognuno dovete andare a casa, ma ne avrei tante da dire e parlare a braccio perché ho degli appunti, però vorrei dire una cosa sola sulla spazzatura che dovete sapere. Hanno fatto una delibera di 30.000 euro ogni anno dal 2010-2011, motivandola che questi 30.000 euro non li danno al commissario dell'emergenza rifiuti e li trattengono nelle casse comunali perché l'immondizia soggiornava per le strade. Noi diremmo a quell'opposizione, se va a guardarsi le delibere, perché non ha detto a questi signori che hanno trattenuto 30.000 euro perché i soldi della spazzatura li paghiamo noi, no? Li hanno trattenuti con questa motivazione al comune. Intanto vorremmo sapere che fine hanno fatto. Uno. Due, un'amministrazione molto più trasparente. Questi 30.000 euro dovrebbero ritornare ai legittimi proprietari e ai cittadini, perché i cittadini hanno pagato la spazzatura per 365 giorni l'anno, e se questa spazzatura non è stata tolta dalla strada, mica la colpa è dei cittadini. Cercate di essere come amministratori un po' più trasparenti con i cittadini, e sui banchi dell'opposizione, prima di proporvi ai cittadini, fate le battaglie, agguerrite. Io in questi 5 anni queste battaglie agguerrite non le ho viste. Il fatto sta che poi vedo un po' di qua, un po' di là. Forse volevano giocare un gioco a due, hanno fatto di tutto perché noi non ci fossimo in questa competizione elettorale, ve l'ho detto prima, ma noi ci siamo, ci differenziamo perché siamo il popolo onesto. Io non mi dilungo più, vi ringrazio per la vostra presenza e dico agli amministratori, prima di portare gli assessori dell'agricoltura, che gli assessori dell'agricoltura vanno nelle terre come siamo andati noi, e dico un'altra cosa, che si vantano di tutti questi soldi spesi, che la strada verso Figunella è da anni nelle contrade, sono anni che quelle strade sono in quel modo. Ai tempi dei padri che camminavano con gli asini, io mi vergogno di vedere tutto questo, perché le persone anche di Figurella, di Covara, devono avere anche i servizi come ce l'hanno gli eufemiesi, le fognature, l'acqua e tutto il resto. E dico anche a questi dell'opposizione, che si portano a sindaci pure, e sono avvocati, perché non sono andati a vedere la legge 31 del 2001? Perché non era l'ASLI che doveva fare solo i controlli? Perché se guardate l'ultima delibera,
che hanno fatto al comune per un importo di 3.400 euro hanno dato facoltà a una società che fa le analisi accreditate, analisi delle acque, a fare 33 prelievi nell'arco di un anno. Ed è stata fatta questa delibera, va bene. E vi dico che i nostri politici le leggi le conoscono più di me. Perché non si sono spesi nei banchi dell'opposizione, come dice la legge, per fare le analisi non solo come batteriologici, ma anche come metalli pesanti, perché i metalli pesanti sono i responsabili mutageni e cancerogeni delle cellule. Questo non l'hanno fatto. E perché le opposizioni non sono andate a guardarsi i piani di protezione civile? Una legge del 92, un decreto ministeriale che prevedeva che tutti i comuni si adeguassero a questa legge, l'hanno fatto in ritardo. 3 anni fa l'ha fatto l'assessore alla protezione civile e la dovevano fare anche gli amministratori precedenti. Io persi una settimana del mio tempo ad andare dall'ingegnere del comune a prendermi quel fascicolo e a capire qual era il piano di protezione civile a Sant'Eufemia, perché l'assessore Ramo, un bel piano, deve essere a conoscenza della cittadinanza. Vi hanno mai fatto fare un'esercitazione in caso di un terremoto, di un'inondazione? Niente di tutto questo, perché qua se succede un terremoto come l'Aquila, voi non vi sapete muovere, non sapete quali sono i punti di raccolta, non sapete dove arrivano i soccorsi, non sapete niente. Un bel piano, sono andato a guardarlo una settimana, tutto su carta. Ma finiamola con questa politica, ci mettiamo solo le carte per pararci il fondo schiena, ma cerchiamo di fare cose serie per la gente. E vi raccomando, concludo, il 6 e il 7 di maggio, se volete un voto pulito, un voto sganciato dalla politica, rottamiamo tutti questi signori, rottamiamoli, perché non servono a noi, non servono perché non si impegnano, non si spendono per il territorio. Votate noi perché noi saremo portavoce vostro alle prossime adunanze in comune. Il 6 e 7 maggio un unico voto per questa lista e allora uniti per cambiare il simbolo del vecchio comune, dove una volta si faceva la vera politica per la gente, non oggi che si fanno gli accordi a tavolino per chi avere questo, quello, quell'altro. Noi non siamo di questa pasta. Buonasera.